un'impresa, uno Stato sovrano, un ente pubblico o un'organizzazione internazionale può decidere di emettere titoli di credito, le obbligazioni, per reperire capitali necessari a finanziare la propria attività. Le obbligazioni vengono comprate da risparmiatori ed investitori, che hanno il diritto quindi di percepire la cedola, ovvero gli interessi sul capitale investito a titolo di prestito, aspettando il rimborso totale al termine del finanziamento. Le obbligazioni, di qualsiasi natura, hanno sempre tre caratteristiche principali: il valore nominale, che è il valore iniziale che l'emittente si impegna a rimborsare e su cui si calcolano gli interessi; la scadenza, ovvero la data entro la quale l'emittente deve restituire all'obbligazionista il capitale investito; e la cedola, ovvero l'interesse periodico che l'emittente paga ai propri obbligazionisti. Ogni obbligazione ha un grado di rischio principalmente legato all'affidabilità dell'emittente. Maggiore l'affidabilità dell'emittente, minore è il rischio che non riesca a ripagare quanto stabilito, come accade di solito in caso di insolvenza o di default. Stati sovrani, insieme a enti pubblici e sovranazionali, vantano un alto grado di affidabilità. Banche e istituzioni finanziarie offrono a seguire una maggiore sicurezza rispetto a imprese e società che sono legate all'andamento dei mercati e alle scelte gestionali interne.